Ciao, sono Fabri. Oggi è il 23 giugno 2024. Siamo a Sibiu, nel cuore della Transilvania. Ricca colazione all'Hotel Plaza numero 35 e tutti pronti per Brașov. Oggi saranno circa 180 km, quindi non tantissimi, con delle tappe intermedie molto interessanti. Sono circa le 10:30 del mattino e ci muoviamo verso Brașov. Sibiu è una cittadina con circa 155.000 abitanti, molto elegante, direi signorile. Nel corso dei secoli la presenza dei sassoni ha plasmato di fatto l'architettura cittadina, che è ricca di edifici Art Nouveau. È considerata Sibiu la capitale culturale della Romania, questo grazie al calendario ricco di festival durante l'anno. Come avrai visto nel video precedente, alcuni di noi ieri sera hanno fatto un giro nella città, molto interessante la città vecchia dove vi era un festival in corso. Di fatto non abbiamo avuto tanto tempo per visitare la città, quindi si può dire che Sibiu l'abbiamo utilizzata come una tappa di trasferimento. Giusto un po' di storia per capire la presenza dei sassoni tedeschi a Sibiu, e in particolare diciamo nella Transilvania. Cos'è successo? È successo che nel XII secolo il re di Ungheria convinse i sassoni tedeschi a stabilirsi in Transilvania, donando loro delle terre in cambio dell'appoggio militare contro le incursioni dei tartari e dei turchi. Nel XVI secolo la minaccia dei turchi crebbe e i coloni rafforzarono le loro città con massicce mura e chiese fortificate. E oggi una delle chiese fortificate che andremo a vedere è una delle più importanti, è la chiesa fortificata di Birta. Principale, giriamo sulla destra, direzione ovviamente la chiesa fortificata di Birta. Vedi il paesaggio tipico della Romania, quindi tanto verde, tante foreste e tanti campi coltivati. Giusto qualche altra informazione storica. Alla fine degli anni Ottanta, con la caduta del regime di Ceausescu, tanti villaggi si svuotarono. Si svuotarono perché i sassoni ritornarono in patria, i sassoni tedeschi in Germania e i sassoni austriaci in Austria. Questi villaggi piano piano furono occupati dalla popolazione rom. Birtan, un piccolo villaggio di poco più di 2500 anime,
dove sopra gli edifici in stile sassone che compongono il villaggio si erige la chiesa fortificata che andremo a visitare. E qui, se guardi in cima ai pali della corrente, vedrai le cicogne. Viattanna è di fatto una città turistica, è circondata da case color pastello, locande a tema medievale, decisamente interessanti. Viattanna si trova a pochi chilometri da Sibiu e a pochi chilometri da Sighisoara, che è una cittadina che andremo a visitare subito dopo. Ed ecco nella sua interezza la chiesa fortificata di Biartan, una delle più grandi della Transilvania. La chiesa fortificata di Biartan, insieme al suo nucleo medievale, sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Sorgono diversi edifici di interesse, tra cui un piccolo bastione famoso tra la gente del posto. Si narra infatti che un tempo vi venissero rinchiuse per 2 settimane le coppie intenzionate a divorziare affinché facessero un ultimo tentativo per risolvere i loro contrasti. Bastione c'è, come puoi vedere, un solo letto, una sola sedia di posate. Il sistema, da quello che si dice, si sarebbe dimostrato talmente efficace che in seguito, per oltre 3 secoli, il divorzio fu chiesto da una sola coppia. L'interno della chiesa è a 3 navate e conserva notevoli opere d'arte rinascimentali. Un pulpito in pietra finemente scolpito ed un portale in legno intarsiato. Goditi adesso una panoramica degli edifici che si trovano all'interno delle mura. Buona visione! Lasciamo la chiesa fortificata di Biartan e ci dirigiamo verso Sighisoara. Sighisoara è una cittadina di 28.000 abitanti, talmente graziosa che ci ha veramente sorpreso. Parcheggiamo le nostre moto e iniziamo a salire verso la città vecchia. Fortificate, le viuzze acciottolate sono fiancheggiate da case color pastello, un tempo abitate da ricchi mercanti, i cui grandi tetti spioventi oggi fanno da cornice a caffè, alberghi e negozi di artigianato. Sighisoara è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Ti ricordo che Sighisoara è anche la città natale del sovrano più famoso della Transilvania, il principe valacco Vlad Tepes, la cui casa natale oggi è aperta al pubblico. È considerato un eroe nazionale da molti romeni per la sua lotta contro l'avanzata turca. Tepes è meglio noto come
Vlad l'impalatore o Dracula. Oggi finalmente assaggio i papanasi, tipico dolce della Romania. Oggettivamente bisogna dire che Sighisoara è un luogo veramente fiabesco. E ci dirigiamo verso Brasov. Lungo la strada una felice sorpresa, la pioggia. Ok, qualcuno può dire, ma la pioggia non è bella in moto. No, ti assicuro che in questo caso la pioggia ci ha veramente rinfrescati ed è stata molto molto gradita. Ci porta a Brasov, ci fermiamo a Rupea. Rupea era un'importante unità amministrativa secoli fa in Transilvania. La fortezza fu fondata dai coloni tedeschi che la utilizzarono anche per difendersi dai conflitti del XIV secolo con il re Carlo d'Angio d'Ungheria. Rupea si estende su quasi 11 ettari, i suoi tre livelli sono stati costruiti in momenti diversi. Quelli più recenti racchiudono la fortificazione superiore, che molto probabilmente risale al XIII secolo, e alcune piccole case costruite direttamente nella roccia basaltica, ancora perfettamente conservate. Il timing purtroppo non ci consente di visitare la fortezza all'interno, ma almeno qui abbiamo la possibilità di far volare il drone e di godercela dall'alto. Lasciamo Rupea e ci dirigiamo verso Brasov.
strada che porta a Brașov puoi vedere sia sulla destra sia sulla sinistra una distesa sconfinata di campi coltivati. Questo è tipico della Romania. Adesso ci concediamo una piccola sosta per lavare le nostre moto, che sono veramente luride. Siamo arrivati a Brașov. Prossima meta il nostro hotel, il Cromwell Hotel di Brașov. Tempo di sistemare bagagli e fare una veloce doccia per poi uscire e andare a visitare il centro storico di Brașov, veramente veramente carino. Qui puoi notare la scritta in stile hollywoodiano di Brașov. Brașov è una città che affascina al primo sguardo, è dominata dalla maestosa mole del Monte Tampa che abbiamo visto prima. Dedalo di vie acciottolate in cui coesistono facciate barocche, guglie gotiche, torri di guardia medievali e austeri edifici dell'era sovietica e, contemporaneamente, dei caffè bohemien che si affacciano sulla magnifica piazza centrale Piața Sfătului. Adesso godiamoci questa cena pienamente meritata su un locale che si affaccia direttamente sulla piazza principale. Saluto dalle Aquile del Sud e ci vediamo domani per la prossima tappa.